Allora, adesso volevo leggervi alcuni racconti che ho scritto io, che, da questo libretto che mi ha pubblicato la Gallucci Edizioni, qualche anno fa, e dal titolo Ciao Nudo, Nudo era il soprannome che mi davano quando ero piccolino, e il sottotitolo è Memoria di un ex chierichetto. E voglio iniziare proprio raccontandovi un episodio, tutte storie vere, che mi è accaduto quando ero chierichetto. La messa solenne era l'evento più atteso di tutta la settimana. E noi chierichetti ci tenevamo a fare bella figura. Padre Donato ci riuniva in sagrestia, sorteggiava i ruoli più importanti, consegnava il turibolo con l'incenso, la campanella ai più fortunati e il gruppo era pronto. L'uscita dalla sagrestia era il momento più emozionante della funzione. Ci sentivamo come dei torero che entrano nell'arena. La musica imponente dell'organo accompagnava il piccolo corteo, mentre i nostri genitori lanciavano sorrisi orgogliosi. Le bambine, sedute nelle file di sinistra, ridacchiavano piano, indicando prima l'uno, poi l'altro del nostro gruppo. La messa cantata era concepita come un vero e proprio spettacolo e Padre Donato ne era il regista. Col solo movimento degli occhi e della testa impartiva gli ordini, indirizzandoci da una parte all'altra dell'altare. L'importante, diceva, era guardarlo sempre. Le prove si tenevano una volta al mese. Ma quando c'era una sostituzione, e quindi un chierichetto nuovo, la convocazione era straordinaria. Bigari, l'origine del soprannome rimasta sconosciuta, arrivò un giorno accompagnato dai genitori. Padre Donato illustrò i benefici di diventare chierichetto, spiegando che avrebbe avuto nuovi amici e imparato il latino. Allora, quando io dico Oremus fratres, tu prendi il leccio e lo sposti dalla mia sinistra alla mia destra. Capito? Ma devo rispondere in latino, padre? No, lascia stare. Ti guardame sempre. La domenica successiva ci fu il debutto. Per i primi 10 minuti tutto procedette regolarmente, ma poco prima della lettura del salmo, padre Donato si accorse che il Vangelo era stato dimenticato in sagrestia. Padre Donato lanciò un'occhiata fulminea in direzione di Bigari, il chierichetto più vicino, il quale, vedendo che qualcosa non andava, senza aspettare la frase convenuta, spostò il leggio vuoto da sinistra verso destra, tornando soddisfatto al suo posto. Il frate lo guardò come per dire: ma cosa fai? Bigari allora riportò il leggio al punto di partenza. Padre Donato, che non poteva parlare a causa del microfono appoggiato sull'altare, alzò il sopracciglio, scandendo labialmente: il Vangelo! Il Vangelo! Bigari gli guardò attentamente le labbra e dopo un attimo di esitazione rispose a voce alta: Amen! Padre Donato cominciò a sudare freddo, si concentrò, chiuse gli occhi e fece il segno della croce con le dita, indicandogli la porta della sagrestia. Quando riaprì gli occhi, il nuovo chierichetto era già uscito. E il frate tirò un sospiro di sollievo per l'equivoco finalmente chiarito. Dopo nemmeno un minuto, il trasognato Bigari si presentò sostenendo un crocifisso più grande di lui, pronto per la processione. Padre Donato si bloccò all'istante e guardava il suo nuovo acquisto come fosse un marziano, mentre i parrocchiani presenti erano già tutti in piedi per l'imprevisto corteo, chiedendosi quale ricorrenza si dovesse celebrare. Padre Donato doveva stare calmo. Si inginocchiò lentamente facendosi il segno della croce, dopodiché prese Bigari per il braccio con l'ignaro Gesù Cristo e uscirono di scena. Il frate rientrò col Vangelo in mano aperto e senza chierichetto. Con un gesto teatrale fece risedere il pubblico e finalmente la messa proseguì. Uno dei momenti più attesi della domenica mattina era la partita con gli odiati lupetti. I futuri Boy Scout erano infatti non solo figli di avvocati e pellicciai della parrocchia, ma nessuno di loro parlava dialetto. Giocavano con quegli orribili berrettini verdi, calzoni di velluto all'inglese e le pedule. Noi coi braghe corte e le scarpe tirate a lucido. Perdere con loro era una vera umiliazione. Non sopportavamo l'idea di essere sconfitti da piccoli soldatini che scambiavano il patronato per una foresta. Si muovevano e si agitavano continuamente, come se da un momento all'altro potesse accadere una catastrofe, dal terremoto all'alluvione, a cui, in ogni modo, soltanto loro sarebbero sopravvissuti, perché allenati, mentre noi saremmo tutti morti sotto le macerie. Il nostro era comunque un sentimento combattuto, eravamo consapevoli della nostra inferiorità sul lato pratico, invidiavamo i loro campi estivi. I fuochi, la tenda e soprattutto i loro coltellini multiuso col manico in avorio.
Un giorno Gianni, il mio amico, lanciò una scommessa a Pallaro, figlio dell'avvocato Pallaro. Se vinciamo noi altri, mi dai il tuo coltellino? Va bene, rispose il futuro avvocato, ma se vinciamo noi, tu cosa mi dai? Gianni, che in tasca non aveva niente, ci pensò un momento e poi disse: metto le scarpe nuove nell'acqua. Perdemmo 8-9 con un autogol di Gianni. Così nella fontana ci finì lui e tutto intero, perché perdere quei lupetti era proprio un'umiliazione. Estate. Mia mamma cercava di portarci in vacanza tutti gli anni. Lei sosteneva che era un sacrificio, ma che ne valeva la pena per la salute sua e nostra. La scelta di Cesio Maggiore, un paesino sulle colline bellunesi, fu fatta in base a un consiglio di zia Flora. C'era stata l'anno precedente con la madre ottantenne. Boh, se sta bene, mangi gelato, fai due passi, c'è anche un bel cimitero, eh. Zia Flora non conduceva certo una vita mondana, ma a noi Cesio andava bene lo stesso. Io trovai subito degli amici. Carla, mia sorella più grande, fece amicizia con la figlia della padrona. Gianni, mio fratello più grande, anche lui con due fratelli di Padova, Busa grande e Busa piccolo. E Gemma, la sorella più grande di tutti, trovò un pretendente, il campanaro. Questi non era tanto bello, ma era molto innamorato. Il suo mondo era il campanile. Passava intere giornate a lustrare il bronzo delle campane e a calibrare il peso dei battacchi in modo che il suono fosse cristallino. Dirigeva le sue campane come un direttore d'orchestra, tirando le corde con forza e decisione. Perfezionava brevi brani musicali che sperimentava la domenica mattina. Il campanaro era forte, ma timido. Riusciva a controllare 5 o 6 corde contemporaneamente, ma non aveva il coraggio di avvicinarsi a mia sorella. Così le fece recapitare un biglietto per avvisarla che la domenica successiva, alle 8 in punto, l'avrebbe dedicato Fra Martino Campanaro. Gemma, quando lesse il biglietto, si mise a ridere, lusingata. Carla criticò la poca fantasia. Gianni, che la domenica mattina amava dormire fino a tardi, commentò: carumpi. Il sabato precedente, insieme ai fratelli Busa, Gianni decise di boicottarlo. Ognuno andò dalla propria madre a chiedere montagne di indumenti e stracci vecchi. Ma cosa devi fare? Per i poveri, mamma. Per i poveri, a quest'ora. Si trovarono dopo cena di fronte al campanile, munite di pila con gli zaini pieni di camicie vecchie, mutande e spago. Va dentro prima te, disse Gianni. No, caro, l'idea è stata tua, mica mia, rispose Busa Grande. Gianni, mosso dall'orgoglio del brevetto, spinse la porta ed entrò. Con la pila illuminò la stanza. Accatastati uno sopra l'altro c'erano mobili da chiesa, tavoli, inginocchiatoi, candelabri, sedie, cornici, damigiane vuote. Cercando la scala a chiocciola che portava in cima al campanile, Gianni illuminò una statua a grandezza d'uomo. Aiuto! Urlò Busa piccolo. Zitto, ebese, so che Sant'Antonio. Il più piccolo dei due fratelli Busa per poco non sveniva. Si era visto Sant'Antonio da Padova, a grandezza naturale, a 50 centimetri dal naso. Andiamo a casa, implorò. Cammina, insistette Gianni, è solo una statua. Inforcarono la scaletta a chiocciola e cominciarono a salire. Gianni in testa, Busa piccolo al centro, Busa grande a chiusura del gruppo. Arrivati in cima, un portoncino basso con una enorme chiave nella toppa li divideva dall'esterno. Per aprire era sufficiente girare la chiave. Gianni stava per appoggiarci la mano quando Busa piccolo scandì: e se restano le impronte digitali? Gianni ritirò la mano di scatto. Mio fratello e Busa grande si guardarono. Il pusillanime aveva ragione. Presero dallo zaino una mutanda vecchia. Gianni la indossò a mo' di guanto come uno scassinatore in professione, ascoltò la chiave che girava lenta. Aprì la porta e si trovò di fronte il bottino, le campane. L'intera operazione non durò più di 5 minuti. Avvolsero velocemente i battacchi con tutti gli stracci che avevano, scesero le scalette di corsa e una volta usciti si congedarono come 3 sconosciuti. Per la mattina dopo, Gianni aveva chiesto la sveglia alle 8:10. Ma devo studiare, mamma. Oh. Alle 8 in punto era affacciato alla finestra. Nello stesso istante, dei rumori sordi provenivano dal campanile. Toc, 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 toc. Si riconosceva il brano Fra Martino Campanaro, ma non c'era eco, il suono era smorzato, senza vita. Toc, toc, toc. Addormi tu, si spense la cupa melodia.
Gianni tornò in camera, non la smetteva più di ridere, continuava a dire che, ma chi? Niente, dormi, dormi. Si ributtò sotto le coperte, si coprì la faccia col lenzuolo, come fosse preso dal fuoco, e Sant'Antonio si contorceva senza smettere di ridere. Improvvisamente le campane ripresero a suonare. Gianni si precipitò alla finestra. Il campanaro era in cima al campanile. Con un cappello di lana in testa, un martello in mano, suonava le campane una per una. Dopo mezz'ora bussarono alla porta. Era il parroco di Cesio Maggiore con un sacchetto in mano. Dentro c'era un paio di mutande vecchie con un nome ricamato in blu. Gianni Citran? Ma li usava mio figlio quando andava in colonia, disse mia madre. Beh, forse è meglio che ci ritorni, rispose il parroco.